eccoci qua con un nuovo video! Yeah! Io sono Carina Dolce e lei è Nancy, la mia sorellina. Siamo qua nel nostro secondo canale per farvi vedere le cose che abbiamo comprato a Lidl. Già abbiamo fatto un video vlog e un altro video di acquisti, quindi questo è il secondo video. La vendetta. Di altre cose Lidl, perché abbiamo trovato tante cose carinissime, come ad esempio questo qua. Che tu guardi qua, no? E vedi le ciliegie, i cornetti. Poi fai così e dici: ma che è stato dentro? Dici, dentro ci sta dei cornetti. Vedete che sono? Praticamente si chiama Ernesto. Ed è un contenitore troppo figo, tipo una matriosca. Cioè lo apri e dentro ci sono due. Poi apri ognuno di questo. Guarda, aprilo, fai vedere. Ognuno lo apri e ce ne sono altri due. Due piccolini, troppo carini. Quindi praticamente in tutto sono 2, 3, 6 e questo grande 7 contenitori. Guardate qua ce ne sono. È troppo rosa. Pagato tipo 3 euro. Tutto 3 euro io dico. Io poi sono molto avanti dei contenitori. C'ho una casa, ti giuro, piena di contenitori. C'ho un armadio, però solo di contenitori. Un po' è una buona mia malattia. Io ho preso queste, che sono, queste sono pure, sono frutta secca mista, sono le mie preferite, ci sono anacardi, buonissime, noci, nocciole. Io ho preso tutto. I funghi perché mi piacciono tantissimo. Ci frega i funghi. No, veramente questi funghi li faccio sempre tipo sulla pasta, faccio la pasta con un pomodoro e i funghi, viene buonissima. Poi abbiamo preso anche i dischetti, un tubo di dischetti. Ah, questi sì, che il mio ce l'ho di là perché io li compro sempre, i dischetti dell'Idol costano poco. Però hai notato che non c'era la marca Isere? C'è solo Ciro in una ragazza. Ragazzi, praticamente noi siamo andate e non abbiamo trovato il Serere che faceva anche i dischetti, le salviette, non l'abbiamo trovata. Speriamo che non l'abbiano tolta dal commercio, siamo un po' preoccupate. Sì, infatti, non dormirò la notte io. No, veramente, a me piaceva quella cosa, è proprio una stupida. Poi abbiamo preso questi qua, sono dei bagnoschiuma, di cui faremo la recensione approfondita prossimamente. Quattro ne abbiamo presi? Sì, un altro sta nel... questo e poi un altro sta nella borsa della palestra. Sì, perché lo stiamo già usando, perché poi vi farò la recensione sul mio primo canale. E sono dei bagnoschiuma che hanno bonici, super economici, colorati e tutti profumati. Tipo adesso che possiamo dire sicuramente quello viola scuro, sì, non questo c'è un altro viola scuro che com'è nella profumazione? È un fiore, non me lo ricordo mai. No, G con la G, G qualcosa. Vabbè, perché proprio ieri l'abbiamo usato in palestra e vi dovete credere, era troppo bello, la viola tipo scuro, rosa. La bottiglia. Era buonissimo. E ho detto: ma che promozione è, rosa e viola? E lei ha detto: no, è il nome. Ha detto: che cazzo? Con la G. Sì, ma un fiore con la G. Vabbè, ragazzi, fatecelo sapere come fiore con la G. Comunque sono carini perché hanno bonici e sono super profumati. Quindi se come noi vi fate la palestra vi fate la palestra tutti i giorni, vi fate tutti i giorni la doccia in palestra o tutti i giorni la palestra nella doccia. Poi ho comprato questo qua che, ragazzi, è tipo una cosa seria, bella, ce l'ho solo io. È solo perché è rosa, sì, è bello. Sì, bello, perché allora un po' di tempo fa c'era il tostapane rosa, così loro fanno uscire tutta sta linea rosa e io non l'ho presi e mi sono pentita. Ah sì, perché io ti dissi: non lo prendere, non c'entra il tostapane. Io mi sono pentita tantissimo perché sapete com'è bello il pane tostato rosa e poi era rosa, quindi era troppo bello. Adesso appena ho visto questo ho detto: no, non ti lascerò sfuggire. Non me l'hai fatto vedere quando le compro. No, come ancora non l'ho provato, sapevo che funziona. Praticamente è un mattini. È un coso qua, come si chiama? Mettilo qua, lo so. Ma dov'è il petto di sotto? E che date, cosa mancante? Ci manca! No, babbo! È cattato cosa senza niente! Ma per me! Non ci sta, no? Non ci sta! No, vabbè! Ci manca il coso sotto! Mi hanno fregato! Che fregatura! Ci hanno fregato! Mo con lo scontrino dobbiamo andare a cambiarlo! Era bello, era un trita tutto elettrico. Sempre perché la gente in civile devono. Infatti noi le volte l'avevi detto che stava aperto lo scatolo, non sapevi se prenderlo. Quindi questo è tutto, ragazze. Io sono molto triste, mi hanno fregato, mi sento delusa e fregata e presa in giro. Mettetemi tanti like, tiratemi sul morale. Ora dobbiamo andare subito da Lidl a farci ridare il fondo. Lo so, dobbiamo andare e ce lo facciamo cambiare. Abbiamo il diritto di averlo. Secondo me non ce lo
lavoro e cosa ho finito. Beh, c'erano i soldi indietro. Boh, però io lo volevo perché era bellissimo. Però questo se lo rimetto. Sono tristissima. E vabbè, il video finisce così, in lutto. Ci mandiamo un bacio grande. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!